Benvenuti genitori, sono Anna Maria Di Falco, dirigente scolastico in un liceo. Sono ancora qui con voi per parlare di esami di Stato. Oggi parleremo del curriculum dello studente. Il curriculum dello studente rappresenta la novità della maturità 2021. Di questo documento si era parlato anche negli anni scorsi, ma soltanto quest'anno finalmente vede la luce. È un documento molto importante perché racconta la storia scolastica di ogni studente e rappresenta il bilancio del suo percorso di studio quinquennale, ma è anche un supporto valido per l'orientamento alla scelta della facoltà universitaria o per l'immissione nel mondo del lavoro. E coinvolge circa 500.000 studenti, 7.500 sedi di esame e 13.000 commissioni d'esame. Il curriculum è importante per i commissari e per il presidente perché contribuisce a dare informazioni sul profilo scolastico ed extrascolastico di ogni candidato, sulle certificazioni eventualmente possedute e rilasciate da un ente certificatore nel corso del quinquennio, sulle attività effettuate dallo studente al di fuori della scuola. È allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che conseguono il diploma, siano essi interni, siano essi esterni. Adesso vediamo come è strutturato e vediamo anche la compilazione in ogni sua parte. Il curriculum dello studente è articolato in tre parti, quindi vediamo nella parte iniziale il nome e il cognome, il percorso di studi, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, l'istituto e la prima parte è quella che riguarda l'istruzione e la formazione. Questa parte è una parte precompilata e viene completata dalle segreterie scolastiche, quindi è a cura della scuola. Cosa contiene questa prima parte? Il percorso di studi, quindi il piano di studi e le ore di lezione, il totale delle ore di lezione per ciascuna disciplina, se il candidato ha sostenuto esami di idoneità, se ha sostenuto esami integrativi, qual è il credito scolastico di ogni anno e qual è il credito scolastico totale con il quale si presenta agli esami di Stato. Ancora, questa prima parte contiene anche le attività del PCTO, cioè dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che sono state svolte a partire dal terzo anno e quindi nel terzo, nel quarto e nel quinto anno. E ancora questa parte contiene le esperienze di apprendistato per quegli studenti che hanno fatto questo tipo di esperienze, soprattutto anche studenti degli istituti professionali o degli istituti tecnici. E ancora in questa prima parte troviamo anche il titolo di studio, quindi il diploma, l'anno di conseguimento del diploma e in allegato anche il supplemento Europass al certificato. Il supplemento Europass al certificato è un documento diverso dal curriculum dello studente, che descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di secondo grado, dando sinteticamente trasparenza ai titoli di studio a livello europeo. Infatti Europass è un passaporto europeo. In questa parte ancora troviamo il punteggio finale dell'esame di Stato e questa parte sarà poi completata dalle segreterie scolastiche subito dopo appunto l'esame di Stato di ciascun candidato. Ancora troviamo il profilo dell'indirizzo e le competenze che sono previste da quel profilo, quindi il PECUP, cioè il profilo educativo e professionale dello studente, culturale e professionale dello studente, che dà trasparenza appunto anche a livello europeo alle competenze che sono state acquisite tramite appunto il conseguimento del diploma. Ancora troviamo in questa prima parte del curriculum dello studente la qualifica professionale, il diploma professionale, se sono altri titoli di studio che il candidato può possedere come no. Ecco, se li possiede vengono anche qui pubblicati. Un ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se già il candidato si presenta per conseguirne un secondo ma ne ha già un primo diverso da quello che appunto vuole conseguire.
Ancora altre informazioni che possono servire anche per completare anche la carriera scolastica dello studente e quindi la partecipazione ad attività extracurriculari di arricchimento dell'offerta formativa che sono state organizzate dalla scuola. Possono essere i viaggi di istruzione, le visite guidate, possono essere anche non so, la partecipazione anche a conferenze, lezioni presso le università o alla giornata delle memorie e così via. Ancora altre informazioni possono riguardare la mobilità studentesca. Un ragazzo, per esempio, che ha trascorso un anno scolastico, parte di un anno scolastico all'estero, oppure anche l'inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze per i ragazzi, appunto, che hanno fatto registrare delle valutazioni di eccellenza, o altre anche notizie interessanti che possono anche completare la personalità e anche la carriera scolastica dello studente. La parte seconda invece riguarda le certificazioni che lo studente nel corso dei 5 anni ha eventualmente conseguito. Possono essere certificazioni linguistiche, possono essere certificazioni informatiche, ma possono essere anche certificazioni di altro tipo che il ragazzo appunto al di fuori della scuola ha conseguito. Mentre la parte seconda viene compilata e dalle scuole e dallo studente e può essere compilato dell'uno o dall'altro, invece la parte terza è a cura dello studente perché in questa terza parte riguarda appunto la descrizione delle attività extrascolastiche che sono state svolte nell'arco dei 5 anni dagli studenti. Possono essere attività di tipo professionale, ma anche attività di tipo culturale o artistico, possono essere attività musicali, possono essere anche attività sportive, attività di volontariato, attività di cittadinanza attiva o qualunque altro tipo di attività lo studente ritiene di dover descrivere in questa parte del curriculum perché la ritiene importante, perché gli ha fatto anche acquisire delle competenze che sono importanti appunto per la sua vita, per il suo futuro, per la sua carriera scolastica. Quindi riguarda appunto esclusivamente la vita dello studente al di fuori della scuola. Altre esperienze, pubblicazioni di articoli oppure ecco, qualunque cosa sia stata fatta al di fuori della scuola che sia degna appunto di essere menzionata. Come vedete è un documento importante perché racconta la storia ecco, di vostro figlio o di vostra figlia ed è importante anche per fare il punto della situazione, per avere anche per fare il bilancio del percorso di studi quinquennale. Quindi raccomandiamo anche a voi genitori di curare insieme ai vostri figli, ecco, questo documento perché è appunto importante anche per la commissione d'esame. Speriamo di esservi stati utili e quindi vi ringraziamo per l'attenzione, vi salutiamo.